Bene, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi continuiamo il nostro percorso sulla storia della gravitazione universale. La presentazione di oggi prende proprio il nome di Come nasce un'idea ed è la continuazione di quanto abbiamo visto la volta scorsa. Qui ci sono alcune tappe della scienza antica che abbiamo visto in base ai testi che vi abbiamo presentato. Alcuni risultati fondamentali per noi oggi, cioè alcuni pilastri che costituiscono il nostro modo di vedere il cosmo e l'universo. In particolare, il fatto che la Terra non è il centro dell'universo, che l'universo è infinito, non esiste la sfera delle stelle fisse, che tutti i corpi si attraggono uno con l'altro. Tutti questi risultati sono stati raggiunti in un'epoca storica, piuttosto interessante, che si chiama era ellenistica, che va dalla morte di Alessandro Magno fino tecnicamente alla battaglia di Azio, 52 a.C. Ok? La domanda che di solito uno si fa dopo la prima parte è: che fine ha fatto tutta questa conoscenza? Ed è quello che affrontiamo oggi. Perché, beh, basta prendere il maggiore astronomo dell'epoca imperiale, Tolomeo, Claudio Tolomeo, e che nel suo lavoro lui dà per scontato che la Terra è ferma al centro dell'universo, cioè storna al sistema geocentrico, l'universo è finito e circondato dalla sfera delle stelle fisse. E non solo, ma appare, cioè scompare del tutto l'idea dell'interazione gravitazionale. Quindi non si pone neanche il problema. Domanda: che cosa è successo tra Iparco e Tolomeo? È successo un fatto storico fondamentale, e quello più importante per noi è concentrato nel biennio 146-145 a.C., in cui Roma di fatto diventa padrona del Mediterraneo. Non è tutto territorio romano, ma quello che non è territorio romano, per esempio l'Egitto, è in realtà uno stato vassallo. Sono tutti dipendenti da Roma. Qui c'è un'animazione, ma siamo alla salto. Alcune date particolarmente importanti. Ce n'è una che non ho messo, 212 a.C. Dopo 3 anni di assedio, Roma prende Siracusa e muore Archimede. Muore il più grande scienziato dell'antichità, o forse di tutti i tempi. Qualche decennio dopo, Roma, non contenta della seconda guerra punica, decide a tavolino, per la politica romana, era quella di eliminare i potenziali rivali. C'erano le guerre di conquista preventive. Chiunque poteva minacciare la potenza, soprattutto commerciale, di Roma, veniva eliminato, cioè veniva o conquistato o reso vassallo. In particolare il Senato decide, Catone Censore è uno dei principali autori di questo, di distruggere Cartagine, delenda Cartago, e manda un esercito che fa esercitazioni, si prepara davanti a Cartagine. I cartaginesi vanno a Roma e dicono: ma cosa state facendo? E loro dicono: dovete darci 300 dei vostri figli più, delle figlie più importanti come ostaggi, che vanno a Roma. I cartaginesi obbediscono. Dovete consegnarci tutte le armi. Obbediscono, non contenti di questo e consapevoli che stanno per essere attaccati, chiedono ancora cosa devono fare. I romani dicono: dovete spostarvi 30 km più all'interno e abbandonare la città. I cartaginesi dicono di no, e Roma attacca Cartagine, 3 anni d'assedio e la città viene ovviamente conquistata e distrutta. Qui, per darvi un'idea di cos'era Cartagine, qui c'è un piccolo video che ve la mostro. Era una città splendida, grandiosa. Famoso era il suo porto, qui c'è il porto commerciale, questo tondo è il porto militare. Questa è una ricostruzione fatta recentemente della città. Il livello culturale di Cartagine era incomparabilmente superiore a quello di Roma. Quindi
c'è un personaggio, uno dei pochi noti, che si chiama Asdrubale, il nome cartaginese Asdrubale, che qualche anno prima del 146 va ad Atene, emigra e cambia il suo nome in Clitomaco e diventa scolarca dell'Accademia di Atene, cioè diventa il direttore della scuola. E a Cartagine insegnava filosofia in lingua punica, mentre a Roma nessuno si sarebbe mai sognato che esistesse la filosofia o avesse mai letto qualcosa o parlare di filosofia. La sede della città, cioè il saccheggio dura 6 giorni e 6 notti. Scipione alterna i soldati nel massacro, sterminano tutti quanti quelli che opponevano resistenza, in particolare i maschi ovviamente, ragazzi, bambini e donne vengono fatti prigionieri e venduti come schiavi. Tutto quello che si trova a Cartagine viene depredato, saccheggiato, in particolare i libri vengono regalati ai re della Numidia e vengono, sono testi importanti che però i romani non sapevano cosa farsene e vengono poi citati da Sallustio, per esempio qualche anno dopo, come i libri punici. Non solo Cartagine è un pericolo per Roma, ma anche la Lega Etolica. E in particolare Roma ingiunge a Corinto di staccarsi dalla Lega Etolica, una lega di città greche. Corinto rifiuta, il console romano con l'esercito va a Corinto e la distrugge. Vince ovviamente l'assedio, Roma aveva un esercito molto potente, e anche lì la città viene annientata. Qui c'è una ricostruzione di Corinto, anche questa città notevole, ricchissima di opere d'arte. Polibio viveva a Corinto, era un politico, un militare, e viene portato come schiavo a Roma e diventa l'istruttore, il mentore, il tutore del figlio di quello che diventerà poi Scipione l'Emiliano, uno dei più importanti consoli dell'esercito romano, e diventa uno dei principali intellettuali della città, e diventa uno storico, racconta quello che succede. Le cronache dicono che l'esercito romano inonda di opere d'arte Roma. In questi anni Roma viene a contatto con la cultura ellenistica, quindi arrivano quadri, arrivano opere d'arte, statue, libri, e nascono le biblioteche dei romani. E comincia l'usanza di acquistare schiavi greci per istruire i figli dei romani. Un attimo ancora indietro, eccola qua. Leggermente diversa la storia dell'Egitto, che diventa stato vassallo di Roma perché? Perché in seguito a problemi interni, il Tolomeo VII muore nel corso di una battaglia contro l'Anatolia. E il suo successore, Tolomeo VIII, è avversato dagli egiziani, dallo Stato. Quindi va a Roma, chiede a Roma l'aiuto per acquisire il trono che secondo lui gli spettava. Roma lo aiuta, lui arriva, torna in Egitto come sovrano e instaura una ferocissima persecuzione contro tutti gli intellettuali, in particolare di lingua greca. Le cronache raccontano che circondò la scuola col suo esercito e uccise tutti quelli che c'erano dentro, studenti e insegnanti. Tutti gli intellettuali scappano, fuggono dappertutto, in particolare in Persia. E questo storicamente è un bene, perché portano con loro molti testi di cui poi vedremo l'importanza. Non solo, ma altri, mi sembra Ateneo Lucano, racconta che non c'è isola del Mediterraneo in cui per pochi soldi uno non riesce a trovare lezioni di qualsiasi tipo, proprio perché gli intellettuali erano scappati dalla città. E quindi da un giorno all'altro, letteralmente, l'attività del museo e della biblioteca si arresta. Sopravvivono il museo e la biblioteca, ma non hanno più nessuno che svolga attività di studio e di ricerca. E quindi si interrompe bruscamente la fase d'oro della scienza ellenistica. Sempre il nostro Polibio, citato prima, racconta che l'invasione, la conquista della Grecia, è stata vissuta, ovviamente dai greci, come un'immane catastrofe. E ci racconta appunto che
questo evento non si era mai verificato nella storia precedente, cioè tutta l'area del Mediterraneo, tutto il mondo allora conosciuto, diventa soggetto a un'unica potenza straniera. Questa, diciamo, che è la prima globalizzazione militare, se volete, forzata. Questo, l'attività di blocco, di stop della ricerca della scienza ellenistica, comporta quello che si chiama un vero e proprio crollo culturale. Ne vediamo alcuni esempi, alcuni indicatori. Cominciamo con la geografia. La volta scorsa abbiamo visto che Eratostene, che ha inventato il termine geografia, aveva creato, stabilito le coordinate geografiche con le quali, per esempio, riesco a calcolare le ore di luce a qualunque latitudine, perché so quando tramonta il sole e quando sorge. Aveva il modello sferico della Terra, questo era possibile. Riesce a interpretare il clima, riesce a produrre cartografia, cioè a mappare superfici curve su piani, che la cosa non è tutt'altro che banale. Il parco è un protagonista in questa proiezione, le proiezioni cartografiche sono di sua produzione. Non solo, ma pochi anni prima del crollo, Pitea, che è un capitano di nave, un navigatore di Marsiglia anche era una città ellenistica, scrive un racconto che si chiama Periocheanon, cioè sul mare, e lui esplora tutto l'oceano, il Nord Atlantico, dalle coste della Spagna fino alla Groenlandia, e racconta fenomeni diversi. Okay. E nelle coordinate geografiche di Eratostene c'erano località che appartenevano all'Indonesia, quindi il mondo era estremamente esteso. Successivamente, dopo il crollo, nel primo secolo avanti Cristo, epoca imperiale, Posidonio e Strabone danno sì descrizioni geografiche, si interessano di geografia, ma dal punto di vista puramente qualitativo. Non c'è una sola coordinata, non c'è un solo numero. E per loro la geografia è un racconto di luoghi fantastici. Non solo, ma Plinio considera che valga la pena di occuparsi solo dei territori romani, perché altrove ci sono solo popolazioni mostruose, strane, che non ne vale la pena di sentire. Non solo, Strabone, quando parla di geografia, lui la intende come uno strumento che è utile a Roma per governare. Per esempio dice, le isole a nord della Britannia non ci interessano, non vale la pena di studiarle, perché non vale la pena di invaderle e loro non ci vadranno mai, non sono vantaggiose e non sono un pericolo. Per cui non ne parlo, cioè non ce ne importa niente. L'idea, ecco, di antipodi per Plinio è questa. Quando parla di antipodi, ignora completamente il fatto, vi ricordate Anassimandro, gli antipodi sono quelli che stanno nella faccia inferiore rispetto al disco terrestre, quelli gli antipodi sono persone che hanno i piedi al contrario, antipodi. Questo è il livello di Plinio. Ma c'è di peggio. Per quanto riguarda la scienza, Aristarco aveva introdotto l'innocentismo, Archimede aveva iniziato la progettazione scientifica, cioè in base alle conoscenze teoriche progettava tecnologia che non esisteva. In particolare a Siracusa è progettato e ha realizzato una nave, diciamo la Siracusia, il cui equivalente successivo è l'ammiraglia di Orazio Nelson. Da Archimede a Nelson non ci sono navi dello stesso tipo. Poteva ospitare sul ponte 400 soldati armati, aveva 150 cabine, la biblioteca, le terme e un sistema d'armamento che era in grado di lanciare pietre di 50 kg a 200 metri di distanza. Ed era corazzata per evitare le alghe. Poi, Iparco realizza il primo catalogo stellare, dà un'interpretazione dinamica dell'eliocentrismo e parla di relatività del moto e del fatto che l'universo è infinitamente grande e i corpi interagiscono tra di loro. Successivamente il metodo scientifico non esiste più, non si può più parlare di scienza, non si può più parlare di modelli. Vitruvio, che parla sì di architettura, in cui include la costruzione di tutti i meccanismi, tra un poco vedremo che cosa ne pensa. Anche qui vediamo qualche esempio.
Qui Cicerone, che questo è l'imperiale del primo secolo a.C., dice: i greci erano persone strane perché pensavano che la geometria fosse una cosa importante. Ma noi romani, che siamo più furbi, più pratici, non ce ne importa un granché. La limitiamo all'uso del calcolare, infatti lo traducono in latino, la geometria agrimensura, cioè la misura della terra, e per misurare. Quindi buttano a mare un oceano di conoscenza. Questo nell'esempio, sempre il nostro amico Plinio parla delle varie strutture in natura e dice, lui ha sicuramente letto, questo è per certo, diversi trattati di apicoltura, anche punici, ma soprattutto ellenistici. E si chiede perché le api, le celle delle api sono esagonali. Beh, lui dice, le api hanno 6 zampe, ogni zampa farà un lato, che ovviamente è una scemenza totale. E non si preoccupa di dire questo ha senso oppure no. La prima cosa, cioè, ha davanti un metodo scientifico ben preciso, ma non lo capisce. Non lo capisce più. E quindi spara la prima cosa che gli viene in mente, che gli sembra ragionevole. C'è ancora di peggio. Strabone, che è il più importante geografo di epoca imperiale, attorno a cavallo tra l'anno zero, dice... è consapevole che Eratostene, se ricordate le volte scorse l'abbiamo visto, Eratostene muove una critica ad Archimede, perché dice, il teorema di Archimede, se la Terra è liquida ed è ferma, non può che essere una sfera. Eratostene dice, siccome le alte e le basse maree sono diverse in luoghi diversi, okay, la Terra non può essere sempre una sfera, la sua forma cambia. Okay. E Polibio dice... come si permette Eratostene di criticare Archimede? Okay? Dice, è un matematico così ingenuo che non si è fidato di Archimede. Ecco che ciò che ha portato il pensiero nazionale non esiste più. Qui c'è il principio d'autorità. Siccome l'ha detto Archimede, il modello deve essere per forza assolutamente così. Non si può più mettere in discussione. Mentre un teorema matematico di qualsiasi tipo ha delle ipotesi. Se le ipotesi sussistono, le conseguenze sono valide. Se no, no. I matematici sono i primi a dirlo. Archimede era il primo a esserne consapevole. Tanto è vero che nel primo libro dimostra che la Terra è una sfera. Nel secondo libro, senza giustificarlo in alcun modo, quando parla del galleggiamento delle navi, dice che la superficie degli oceani è piatta. Ma non si prende la briga di giustificarlo, perché è un modello matematico. È chiaro che sulle dimensioni di una nave la curvatura della Terra non ha alcun effetto. Puoi benissimo considerarla piatta, però Strabone non lo capisce. Non è in grado. E qui arriviamo al massimo. Plinio sa qual è la misura della Terra, perché l'ha misurata Eratostene, col metodo che abbiamo visto la volta scorsa. Ma non è in grado di capire il procedimento. Per gli umani esiste solo la misura diretta, non c'è il modello teorico dietro, non c'è l'analisi scientifica. E quando racconta del come hanno fatto a misurare la Terra, dice che c'è stato un tizio che è andato al centro della Terra e da lì ha spedito una lettera in superficie. Cioè, vi rendete conto della mostruosità di questa affermazione? E questi sono, ripeto, i maggiori intellettuali dell'epoca romana. Non c'è più scienza. Qui ci sono rimasugli raccontati, per fortuna raccontati, perché con quelli possiamo ricostruire il percorso, da persone che non sono in grado di capire. Torniamo ancora a una citazione, qui gli esempi sono tantissimi, qualcuno li ho messi, molti altri no. Polibio afferma, avendo letto trattati di geografia ellenistici, che a sud dell'equatore, in particolare penso di parlarci dell'Africa, ci sono luoghi molto elevati, il Kilimangiaro. E Roma conosceva la zona del Kilimangiaro, perché c'erano spedizioni romane nel sud dell'Africa, nella Africa centrale. Ma dice, Positano dice che ci sono regioni elevate sotto l'equatore. Ma questo non può essere, perché
la sfera è uguale dappertutto. Quindi, siccome Archimede aveva detto che la Terra è una sfera, non possono esistere le montagne. Quindi neanche in Italia ci sono le montagne, perché se la Terra è una sfera, come fanno ad esserci le montagne? Vi rendete conto del ragionamento assurdo, proprio totalmente cieco, che fa questo personaggio? E questo, ripeto, è il più grande esperto di geografia dell'epoca imperiale. Cioè, non capisce niente, in sostanza. Non sa di cosa parla. Ah, c'è un'altra cosa importante. Dove eravamo? Questa anche da citare, non l'ho scritta ma è da citare. Roma è famosa per i suoi acquedotti. Ora, ce ne sono due che ne parlano. Vitruvio, che è più noto, e un autore minore che è Frontino. Frontino in realtà era un magistrato, era un magister aquarum, cioè il funzionario che si incaricava di gestire le acque. E Vitruvio dice, perché l'ha letto, che gli acquedotti devono essere fatti con tubature di terracotta. Perché? Perché le tubature metalliche, tipicamente piombo, sono nocive alla salute, sono cancerogene. Ora, tutti gli acquedotti ellenistici sono con tubature di terracotta. La quasi totalità degli acquedotti romani sono con tubatori di piombo. Quindi Vitruvio non sa di cosa parla, cioè gli acquedotti non li ha mai fatti. D'altro canto, quando scrive l'imperatore a fine carriera, dice Dinocrate, che era l'architetto che ha costruito Alessandria, l'architetto di Alessandro Magno, è famoso perché era bello e perché era molto bravo per le sue opere. Fa: io sarò ricordato per quello che ho scritto, non per quello che ho fatto. Lui è uno che racconta. Chi ha fatto gli acquedotti? Li hanno fatti gli schiavi, sia dall'operaio che dal maestro che dava le direttive. E non avevano più una letteratura scientifica, non potevano più scrivere di quello di cui facevano perché non avevano il tempo, né leggere quello che hanno fatto altri. E i romani acquisiscono sì una tecnologia avanzata, ma la semplificano. I sistemi per sollevare l'acqua dei romani sono fatti con vite, ingranaggi di legno e molto grossi. Non so se ricordate il meccanismo di Antichitera, è fatto di metallo con viti molto piccole, i romani non sono in grado di realizzarle. Non solo loro, ma fino al 700 non esiste più niente di equivalente. E questa tecnologia è persa. Riassumo quanto detto fino ad adesso. Qui vedete, dal testo di Lucio Russo, un istogramma che vi dà il numero di osservazioni astronomiche a intervalli di 20 anni. Qui le prime sono mesopotamiche, in area babilonese, fino a Iparco, queste sono quelle di Iparco. Dopo Iparco, che vive a metà del secondo secolo a.C., le successive sono di Menelao qui, ma Tolomeo in questa zona. Ci sono 200 anni di vuoto. Le osservazioni astronomiche sono un ottimo indicatore dello sviluppo scientifico di una società, di un'epoca. Immaginate adesso che per 200 anni nessuno insegni più matematica, insegni più fisica o scienze, e nessuno la studi, usando solo quello che c'è già. Ma voi sareste contenti probabilmente. Però nell'arco di una generazione questa diventa magia. E nessuno è più in grado di riparare niente. Quindi rimangono solo le cose elementari, quelle più semplici, e i più coraggiosi raccontano quello che vedono, ma non lo sanno capire. Successivamente, quindi la scienza muore con la conquista romana del Mediterraneo, e poi ci sono dei lentissimi recuperi. È un po' come quando lo studente non ascolta in classe e poi deve fare il corso di recupero, che è però molto lento, molto faticoso, perché ti perdi il filo. Ricostruirlo è difficile, è impegnativo, costa molto di più. Il primo recupero avviene a cavallo tra il primo e il secondo secolo dopo Cristo, con il principale autore di questo è Tolomeo di Alessandria, nel nostro caso per l'astronomia. Per le scienze
per fisica Erone e Galeno per la medicina. Su questo ci sarebbe tanto da dire, ma lasciamo stare. Però queste persone leggono, perché hanno a disposizione i testi, la biblioteca esiste ancora, ma non li capiscono. Tolomeo sì è un bravo matematico, ma cosa succede? Lui ha sicuramente a disposizione i planetari, per esempio il meccanismo di Anticitra sicuramente ce l'ha a disposizione, o equivalenti, e cosa vede in quello? Beh, vede che il meccanismo, in quanto planetario, riferisce i moti dei pianeti alla Terra. Perché? Perché lo scopo era quello. Al di là della teoria che c'è dietro, io sono sulla Terra, per sapere dov'è la Luna devo avere coordinate riferite alla Terra. Ma lui, non essendo più in grado di capire la natura del modello che c'è dietro, lo interpreta come un fatto concreto, reale. È lì che nasce il fraintendimento del fatto che i pianeti girano su sfere materiali. Perché, morendo la scienza, muore l'idea di modello. Un modello è un aspetto della realtà semplificato per poterlo gestire matematicamente. Questo Tolomeo non lo sa, perché nessuno gli ha insegnato. Non ha maestri. E quindi torna al modello geocentrico, propone un algoritmo che deduce da quello che vede nei meccanismi, e l'algoritmo di cui non dà nessuna giustificazione, cioè le cose funzionano così, ma non dice mai il perché. Non giustifica il fatto che alcune coordinate, alcuni parametri del meccanismo devono avere alcuni valori invece che altri. E molte delle osservazioni che fa, che dice di aver fatto lui, in realtà sono quelle di Parco. Oppure, ancora peggio, sono osservazioni fittizie fatte con i planetari. C'è uno che ha un nome altisonante, Robert Newton, non è Isaac Newton, che nel 1977 scrive un libro in cui dice il crimine di Tolomeo e dimostra numericamente che Tolomeo è un truffatore. Cioè propone come osservazioni cose che in realtà non lo sono. Un altro recupero è nel VI secolo a.C., parziale, nel 419, quindi scusate, muore Ipazia, qualche storico pone questa come data della fine dell'epoca antica, l'inizio del Medioevo, e non so se avete visto il film Agorà, si attribuisce a Ipazia l'idea dell'orbita ellittica dei pianeti. In realtà l'orbita ellittica dei pianeti è almeno di sei secoli precedente, perché è intrinseca nel meccanismo di Anticitra, che è del III secolo a.C. Comunque nasce, cioè c'è una ritornano in auge alcuni temi, grazie, e li sappiamo grazie a dei commentatori, Simplicio, Filopone, Eutocio, sono dei studiosi che si incaricano, cioè l'obiettivo è quello di far accettare alla Chiesa le filosofie, ad esempio quella di Aristotele. Quindi sono commentatori che quando hanno discusso di Aristotele ne fanno dei controesempi, quindi ci danno informazioni scientifiche di teorie alternative altrimenti perdute. E, per esempio, ecco, Isidoro di Mileto è uno dei due architetti che costruisce la Basilica di Istanbul, la Santa Sofia. E infine la botta finale è quella di Giustiniano, che chiude le scuole filosofiche di Atene. E anche questo per noi è un vantaggio, perché gli studiosi scappano in Persia e portano con loro i libri. E lì i libri vengono studiati, letti e tradotti, essenzialmente in arabo, prima in siriaco e poi in arabo. E la fase della scienza araba, che attorno a quest'epoca è IX secolo, è la più avanzata sul pianeta, è legata alla dinastia degli Abbasidi, che ritengono la cultura, la conoscenza, uno strumento molto importante anche per governare. Quindi vengono tradotti i testi classici dal greco all'arabo, e immaginate che ad esempio già nel secolo scorso si sono trovati testi classici di cui non si conosceva l'esistenza in versione tradotta dall'arabo. Ok? Il contributo originale della fase araba è essenzialmente legato all'ottica e all'algebra. Grazie all'interazione tra Occidente, chiamiamolo, il mondo europeo e il mondo arabo, questi testi vengono in Europa. E ci sono alcune date importanti. Alfonso VI di Castiglia, questa immagine, nel 1085,
con in realtà un sotterfugio, disonestamente, cioè prima si allea con l'emiro di Cordova, poi lo tradisce, prende la città di Toledo e trova un'immensa biblioteca di testi scritti in arabo. E anziché fare come avrebbero fatto un console romano, brucia tutto o butta via tutto o lo regala a chi vuole, chiama in Spagna tutti i maggiori studiosi europei per tradurre i testi. E arrivano Gherardo da Cremona e Adelardo di Bath, che traducono dall'arabo in latino gli elementi di Euclide, l'Almagesto e la geografia di Tolomeo. E quindi cominciano a girare per l'Europa idee vecchie, ma in realtà nuove per il contesto, no? Le conoscenze della scienza ellenistica arrivano in Europa tramite questa fase e cominciano ad apparire in diversi scritti. Qui ce n'è uno particolarmente importante perché? Perché poi Newton ricopierà le parole di Bernardo di Chartres, in cui Newton dice: "Io ho visto più in là perché sono salito sulle spalle dei giganti." Lui si riferiva a Keplero, Archimede, eccetera, mentre Bernardo di Chartres si riferiva ad Archimede, ad Alessandro, Apollone di Perga e ad Aristarco di Samo. Un altro importante è Guillaume de Conches, che cita il fatto che il Sole ha una forza attrattiva e che le stelle sono in moto, che non esiste la sfera delle stelle fisse e così via. Ci sono frammenti che appaiono in diversi scritti. Un altro importante per il tema che tratta è Roger Bacon, il quale nell'Opus Maius, pubblicato però molto più tardi, tratta dell'azione a distanza e la paragona alla luce. E dice: così come la luce si diffonde in tutte le direzioni dello spazio e quindi si affievolisce man mano che si allontana, lo stesso vale per qualsiasi altra azione a distanza. Quindi se tutto che attraversa questo riquadro, se la distanza raddoppia, okay, si divide quattro volte, è distribuito su un'area quattro volte superiore. Quindi l'azione anche del Sole sui pianeti non può che calare con l'inverso del quadrato della distanza. Poi vi invito a leggere questa parte che è molto interessante, ma la discuteremo eventualmente un'altra volta. In fase importante successiva, perché? Perché fino adesso i testi sono sì tradotti e copiati dagli amanuensi, eccetera. Però nel corso delle copiature viene fatta una selezione. Fate conto, se per esempio l'amanuense deve selezionare un testo che rispetta le dottrine della Chiesa, quando va, che i copisti non potevano parlare. Nello scriptorium i frati non potevano aprire bocca. Quindi vanno dal bibliotecario per chiedergli un testo da copiare, fanno i gesti con la mano. Un testo accettato, il frate fa l'apertura del libro, per chiedere un testo che poteva essere per esempio uno sull'atomismo oppure un testo che diceva che la Terra non è il centro dell'universo, fa il gesto del vomito. E quindi che testi sopravvivono? Non certo quelli che non sono in viso alla dottrina vigente, ovviamente. A, B, la copiatura è selettiva e copiare è complicato. Soprattutto un testo di geometria. Infatti, la prima cosa che perde il testo degli elementi dell'Euclide sono i disegni. I disegni non si copiano più. Da quando viene tradotto gli elementi di Euclide, circa 1200, al primo testo con i disegni passano circa 400 anni. Il primo testo commentato gli elementi con i disegni è quello di Federico Commandino. Ok? E l'Irrinascimento italiano è anche frutto di letteralmente una fuga di cervelli. Nel 1453 cade Costantinopoli, viene invasa, diventa territorio ottomano. Molti intellettuali studiosi dell'epoca, subodorando questo, vanno dove? A Venezia e a Firenze. Dove nasce il Rinascimento italiano? A Venezia e a Firenze, non è un caso. Portano con sé non solo i testi in greco, non più tradotti tre volte, greco, siriaco, siriaco, arabo, arabo-latino, ma direttamente i testi originali, che sono in grado di tradurre e di spiegare. E quindi c'è una nuova riscoperta di questo tipo di questa mole, di questo, qui vedete il testo di Commandino con il disegno. È chiaro che se un amanuense deve copiare questo, dice: chi me lo fa fare, copio il testo e basta. Okay, attenzione, un'altra data importante, questo è il trattato sulle coniche di Apollonio, poi vediamo il perché. Questo
con questa mole di conoscenze che arriva in Europa, molti vengono a studiare in Italia. In particolare Niccolò Copernico, che studia a Padova, Bologna e Ferrara. Qui avete sulla destra della cattedrale di Ferrara, c'è questa lapide che è stata posta non tantissimo tempo fa in memoria del giorno in cui Copernico prende la laurea in diritto canonico in quella università. E legge i testi quindi che trova presso l'università e comincia e si chiede se qualcuno avesse studiato il moto dei pianeti con risultati diversi. E qui c'è la lettera dedicatoria a Papa Paolo III in cui dice: io ho trovato scritto da un altro che la Terra si muove, non l'ho mai inventata io, questo l'avevamo già visto la volta scorsa. E legge anche di Aristarco, qui c'è la prima edizione del De Revolutionibus, in cui cita letteralmente Aristarco di Samo, che è il primo che propone il sistema eliocentrico. Se confrontati i due, riflessione personale questa, guardate i due sistemi, quello geocentrico e quello eliocentrico. Io mi sbaglierò, ma non ci vedo una grande differenza. Qual è la cosa che li accomuna? C'è un cambio di prospettiva, sì. Qui vedo dalla Terra, qui vedo dal Sole, d'accordo? Questo è molto importante, non è una cosa da poco. Ma i due sistemi sono finiti, chiusi e limitati dalla sfera delle stelle fisse. Qual è la ragione d'essere della sfera delle stelle fisse? Se io sono sulla Terra e guardo i pianeti, guardo le stelle, vedo che tutto che ruota attorno a me. E quindi penso di essere al centro dell'universo, che le stelle, siccome ruotano rigidamente, sono tutte incastonate in un qualcosa di rigido che le trasporta. Ma se, riflettendo meglio, mi accorgo che in realtà le cose vanno diversamente e la Terra si muove, non c'è più nessuna ragione per la quale le stelle devono ruotare attorno alla Terra o al Sole, o essere tutte alla stessa distanza, anche dopo l'osservazione di Ipparco. E quindi la prima cosa che salta col sistema eliocentrico è la sfera delle stelle fisse, e questo ce lo racconta, a parte Ipparco, ma anche per esempio Gemino, 70 a.C., è un divulgatore, il quale dice quello che trovereste in una enciclopedia di adesso, dice la sfera delle stelle fisse è una finzione. Quindi erano già ben consapevoli del fatto che questo non esisteva. Questo per dire cosa? Per dire che se un'idea è vostra, ne siete ben consapevoli e ne sviluppate tutte le potenzialità, ma se la copiate da un altro è difficile che vi rendiate conto della sua portata. Cioè Thomas Kuhn dice Copernico non era per niente copernicano. Anzi, cioè, chiariamo a questo punto perché è importante. Lo scopo del De Revolutionibus è quello di esaltare l'opera di Dio. Non è quello di metterlo in crisi, è quello di magnificarlo. Però, ahimè, era contrario alla visione corrente e quindi gli crea difficoltà. Scusate un secondo. Il primo, in epoca moderna, che non disegna la sfera delle stelle fisse è questo Thomas Tigges, che di una quarantina d'anni successiva a Keplero, a Copernico. Il primo vero copernicano che ha pagato caramente le sue idee è Giordano Bruno, che è di quasi un secolo dopo, nella Cena delle Ceneri, che, attenzione, è pubblicata non in Italia, anche se è scritto ovviamente in latino, ma a Londra. Nella Cena delle Ceneri discute dell'attività del moto facendo l'esempio della barca, che poi 40 anni dopo Galileo ricopia, solo che lui scrive molto meglio, diventa più famoso. Inoltre, nell'Infinito Universo et Mondi, sempre pubblicato a Londra, afferma e discute delle conseguenze del sistema eliocentrico, in particolare dell'infinità dell'universo. L'astronomo più importante tra Copernico e Newton è questo francese Ismael Bouliot, Boulialdus in latinizzato, il quale si interessa dell'astronomia antica e vuole ricostruire l'astronomia all'epoca pitagorica. E in questo testo, l'astronomia filolaica, Filolao era un pitagorico, propone il fatto che
i pianeti e tutti i corpi celesti si attraggono con un'attrazione che è proporzionale all'inverso del quadrato della distanza. Attenzione, parla di forza o di interazione. È uno dei primi membri della Royal Society ed è uno dei pochissimi citati da Newton. Newton non riconosce mai ad altri meriti, è molto, è proprio un personaggiaccio. Galilei, altro nome importante nella nostra storia, che dà un grosso contributo allo sviluppo scientifico, ma ha il dono di scrivere molto bene, quindi di comunicare bene, ma il difetto è che non cita mai le fonti. Non dice mai da chi ha letto cosa. E, ripeto, ripropone il principio di relatività, che vedremo nella prossima lezione anche, e confronta i due sistemi, e cita le maree come dato oggettivo per verificare sperimentalmente che la Terra si muove. Se ci fossero le maree, la Terra, se non si muovesse, non ci sarebbero le maree, ripeto. Sicuramente anche Galilei ha a disposizione testi che dopo scompaiono. Non tutti i manoscritti che arrivano dopo la caduta di Costantinopoli vengono stampati, ahimè. E in particolare qui c'è un esempio di una frase che è la base del principio di inerzia in uno scritto di Galilei e in uno scritto di Erone di Alessandria. Se guardate, sono esattamente le stesse parole. Successivamente, sempre lavorando utilizzando il trattato delle coniche di Apollonio di Perga, un altro studioso importante che è Keplero, che inizia la sua carriera facendo oroscopi, ahimè, a quell'epoca era perfettamente normale, enuncia tre leggi empiriche, attenzione, significa che dietro non c'è nessuna teoria, ma è un modo per riassumere i dati, i calcoli, e sul moto dei pianeti, e sfrutta il trattato delle coniche commentato da Comandino. Comandino è un valente matematico italiano, e quando traduce il trattato di Apollonio aggiunge teoremi suoi, in particolare inserisce un criterio per stabilire se una curva è un'ellisse oppure no, e Keplero si basa proprio su quello. Queste sono le tre leggi relative al moto dei pianeti, non so se le avete già viste, non spendo tempo a rileggerle, e si pone il problema del capire perché le cose funzionano così. Perché valgono quelle tre leggi e non potrebbero valerne altre? Il primo che ci prova è un contemporaneo di Newton, è Robert Hooke, quello famoso della legge della forza elastica, il quale scrive un testo che si chiama Il sistema del mondo, e scrive della forza come interazione tra pianeti che va come l'inverso del quadrato della distanza, ma non è in grado di ricavare le orbite dei pianeti, non riesce a giustificarle, però ci prova. Un altro nome importante è quello di Huygens, perché Keplero stesso, quando scrive le sue leggi, dice il Sole è sì la causa del moto dei pianeti, perché? Perché li spinge letteralmente parallelamente all'orbita. Quindi non concepisce l'idea di una forza perpendicolare al verso del moto. Il primo che ne parla è Huygens e introduce proprio il termine forza centripeta. E arriviamo a Newton. Qui avete la frase che avete visto già nelle prime diapositive della volta scorsa. Newton attribuisce agli antichi e pitagorici in realtà il fatto che tutti i corpi celesti si attraggono tra di loro e che nel successivo l'interazione va come l'inverso del quadrato della distanza. E lui l'attribuisce ai pitagorici. Attenzione, questo testo, questo è quello della diapositiva successiva, sono noti solo a partire dall'81. C'è questo studioso italiano, Paolo Casini, che ripubblica nell'81, che in seguito a una ricerca filologica trova questi testi nei quali Newton commenta il suo lavoro. Fino a quella data questi testi non erano noti. Qui c'è un riassunto del percorso svolto fino ad adesso. Vediamo adesso in particolare l'opera di Newton. Nel 66 è costretto a fuggire da Cambridge perché c'è la peste. Torna a casa e lì, libero da impegni di lezioni, sviluppa idee grandiose, in particolare sull'ottica e sulla gravitazione. Poi, tornato a Londra, una volta Halley va a trovarlo e Halley dice
perché c'erano i circoli che dopo daranno luogo, per esempio, alla Royal Society, dove studiosi o comunque eruditi si trovavano per discutere di vari argomenti. Uno di questi è perché le orbite dei pianeti sono delle ellissi. E una volta si trovano l'architetto che ha fatto la cattedrale di St. Paul, che è Christopher Wren, Halley e un altro che adesso non mi ricordo. E poi Halley va a trovare Newton e gli racconta, stiamo discutendo di questo. E Newton gli dice, ma io l'ho risolto questo problema da diversi anni, ce l'ho là da qualche parte dei miei appunti. Halley fa un salto alto così, gli dice, fammi avere gli appunti e fammeli leggere. Newton in diversi mesi riorganizza i suoi scritti, glieli manda e Halley li pubblica a spese sue. È in questo modo che nasce la prima edizione dei Principia, il testo scientifico più importante mai scritto. Perché? Perché contiene la chiave per interpretare i moti. Anche qui, osservazione personale, quello che pensava Newton di se stesso. Dice, io sono come un bambino davanti al mare che si meraviglia per qualche sassetto che ha trovato e davanti a sé all'oceano con tutti i tesori che nasconde e non se ne rende conto. Quindi era ben consapevole che ha fatto solo un primo passo. Ecco i tre principi della dinamica, in edizione nei tre libri, il principio di inerzia, la legge fondamentale della dinamica e il principio di azione e reazione. Con questi riesce a interpretare il moto di tutti i corpi, non solo di quelli sulla superficie terrestre. Perché? Beh, qui come avevo pronunciato prima, qualche formula c'è. Abbiamo la relazione che lega la forza di interazione gravitazionale con l'inverso del quadrato della distanza. L'accelerazione centripeta o centrifuga studiata da Huygens è il secondo principio della dinamica. Mettiamo insieme questi ingredienti, ditemi se sono troppo veloce. E immaginiamo di ragionare su un'orbita circolare. Qui c'è il Sole, qui c'è la Terra, la forza con cui il Sole attrae la Terra ha una struttura di tipo forza centripeta. Ma la velocità con cui si muove la Terra è la lunghezza della circonferenza diviso il periodo. Usando la terza legge di Keplero, cubo dell'orbita diviso quadrato del periodo ha una costante, quindi r cubo è proporzionale a t quadro. Con un pochino di algebra, se sostituisco al posto di t quadro qua dentro una grandezza proporzionale ad r alla terza, ottengo questo tipo di formulazione della forza. Quindi la forza con cui il Sole attrae la Terra è proporzionale alla massa della Terra diviso il quadrato del raggio dell'orbita. Posso fare lo stesso discorso usando il terzo principio della dinamica, perché se il Sole attrae la Terra, anche la Terra attrae il Sole. Ripeto lo stesso ragionamento e ottengo l'equivalenza tra queste due forze, in particolare tra la costante della terza legge di Keplero riferita alla Terra e quella riferita al Sole. Eguagliando le due, è facile notare che il rapporto tra le due è costante, è la stessa, quindi e gli si dà il nome di G, e quindi si arriva alla formulazione completa della legge di gravitazione universale. Eccola qui. Conseguenza di questo? Beh, possiamo calcolare in modo piuttosto semplice, con un po' di algebra, qual è l'accelerazione che la Luna subisce a causa del fatto che la Terra la attira. Il raggio dell'orbita lunare era noto a Ipparco, il periodo anche, e il raggio della Terra era stato misurato da Eratostene. Calcolando l'accelerazione come nella forma centripeta, ho che vale circa 2.7 per 10 alla meno 3 metri al secondo quadrato. E fin qui niente di strano. Ora, se ci fosse un corpo celeste che subisce l'attrazione gravitazionale terrestre, ma anziché viaggiare alla distanza di ruotare a quest'orbita, ruotasse sul appeso della superficie terrestre, che accelerazione avrebbe? Beh, è sufficiente usare la proporzionalità inversa tra l'accelerazione e il quadrato del raggio dell'orbita e otteniamo questo dato. 'Non vedo nessuno che salta in aria, strano. Perché? Perché in base a una legge astronomica relativa al moto dei pianeti, siamo riusciti a prevedere l'accelerazione con cui tutti i corpi si muovono sulla superficie terrestre. Questo è frutto di un calcolo. Questo cosa significa? Significa che la stessa forza che fa sì che la Luna ruoti attorno alla Terra è la stessa che fa sì che questo, se io lascio cadere il puntatore, cade a Terra con un'accelerazione che vale 9,81.
Ecco che cosa ha di universale la legge di gravitazione universale. Vale per tutti i corpi in tutto il sistema solare, in tutto l'universo. La dimostrazione del fatto che, basandosi sulla legge di gravitazione universale, le orbite dei pianeti sono fatte come sono fatte, in particolare valgono le tre leggi di Keplero, che Newton dà nei Principia, è stata rivista e riproposta da un premio Nobel, Richard Feynman, in una data secondo me storica, 13 marzo 64, io all'epoca avevo 5 anni, non potevo seguirla, ma avrei potuto in teoria. Ed è secondo me la lezione di fisica più bella mai fatta sul pianeta. E lui la propone ai suoi studenti per puro gusto di farla, cioè proprio un extra corso. Ed è contenuto in questo testo che vi consiglio vivamente. Entriamo nella mente di un genio. Qui c'è la formulazione in termini vettoriali della legge di gravitazione. E Newton, ma anche Feynman, dicono: beh, lavorare con questa legge è piuttosto difficile dal punto di vista matematico. E hanno un'intuizione geniale. Qui c'è il disegno di Newton. Dice: facciamo finta che sia una forza impulsiva, cioè non agisce costantemente, ma solo a sprazzi, a intervalli di tempo per Newton regolari, a intervalli di angolo per Feynman regolari. E riescono a ricostruire l'orbita. Perché? Il disegno originale di Newton, questo è il suo manoscritto. Tra B e C la forza è nulla, in C la Terra viene accelerata dal Sole, quindi devia dalla sua orbita e così via via, sommando queste deviazioni, se il tratto è sufficientemente piccolo, riesco a ricostruire l'orbita. Perché? Perché frammentandola in tanti piccoli intervallini posso approssimare la forza come costante e quindi basta studiare un moto uniformemente accelerato, che Newton sapeva perfettamente fare. Questo si può fare anche con gli strumenti di adesso, per esempio con Excel o con Calc, quindi avete un esempio, solo che qui non c'è animazione. Io l'ho fatto qualche volta, l'abbiamo fatto anche insieme agli studenti, utilizzando Java, con questo programma, e qui tutta la fisica è qua dentro, l'accelerazione gravitazionale come espressa come forza diviso massa nel caso della trazione di gravitazione universale. Qui c'è la sessione che ho registrato a suo tempo, la faccio molto veloce, qui avete la simulazione, qui c'è il Sole, la Terra. Se avvia la simulazione, la Terra si mette in moto e lascia una traccia vera della sua orbita. Andiamo verso la fine. Qui l'input è solo la distanza iniziale e la velocità iniziale. Tutto il resto è fisica, viene prodotto da calcoli. Ed è lo stesso tipo di ragionamento sotto che ha fatto Newton e che hanno fatto Feynman. Andiamo avanti. L'orbita si chiude. Il fatto che l'orbita è chiusa non è un caso, non è una cosa da poco, e alla fine del moto dell'orbita, cioè alla fine del percorso, questi puntini rossi sono le posizioni dove dovrebbe essere la Terra se la sua orbita fosse ellittica. Vedete che c'è una perfetta corrispondenza, quindi la natura ellittica dell'orbita è qui verificata, invece Newton e Feynman l'hanno dimostrata usando solo geometria. Ripeto, questa è una lezione secondo me meravigliosa. Quindi questo è il risultato più importante, il fatto che la stessa forza regola il cosmo e la Terra. Una cosa che salta agli occhi leggendo il lavoro di Newton è il fatto che la sua lavoro sembra senza origini. Non c'è nessun riferimento storico a nessuno che sia venuto prima di lui, tranne Bouillot, ringrazio Bouillaldus, e uno studioso italiano, Borelli. E Newton stesso ci dice il perché di questo. Dice: quando ho scritto i Principia, che lui chiama il sistema del mondo, il primo capitolo, dice: mi ero messo a scriverlo in modo che tutti capissero, che fosse comprensibile alla maggioranza delle persone, in maniera divulgativa. Però poi mi è venuto un dubbio, perché chi non è molto addentro alle questioni di matematica non avrebbe capito niente. A e B non avrebbe capito la portata del lavoro. Per cui ho deciso di togliere tutta la parte divulgativa e scriverlo come solo
in modo che fosse comprensibile solo a chi è un professionista del settore, cioè solo i matematici, per evitare discussioni. Newton non amava che gli si chiedesse spiegazioni, aveva un caratteraccio pazzesco. E la leggenda della mela di Newton è opera di Voltaire, il quale assiste tra l'altro al funerale di Newton e lo racconta come il funerale di un re. Dice: il funerale di Newton, sepolto a Westminster, è quello che avrebbero fatto per un re. Attenzione, Newton ha avuto una vita molto difficile, il suo primo lavoro è quello di badare alle pecore. Il padre muore durante la guerra civile tra fedeli al Parlamento e fedeli al re, lui non lo conosce, la mamma non si sente di allevarlo, lo lascia ai nonni e poi si risposa e gli viene affidato l'incarico di badare agli animali. Il precettore e il parroco della zona si rende conto però che è uno molto acuto, insiste perché la famiglia lo manda all'università. Va all'università, il primo incarico che ha l'università Newton è quello di rifare i letti e mettere a posto i libri in biblioteca per pagarsi la permanenza. Quando muore, gli fanno un funerale degno di un re d'Inghilterra, della potenza della fisica, gli conviene studiare fisica bene. Comunque, Voltaire dice: io ho scritto l'introduzione alla filosofia newtoniana proprio per spiegare le parti oscure, e cita l'oscurità dei greci, che è una tradizione che ci viene dall'interpretazione della cultura romana, che non è in grado di capire la scienza, non lo è assolutamente, perché ha perso i maestri, li ha deportati, li ha fatti schiavi, li ha fatti scappare e via dicendo. E questa è l'origine della leggenda. Poi recentemente, nel 2010, la Royal Society rende pubblico questo manoscritto, che è un biografo di Newton, che è William Stukeley, che nel 1752 scrive questo manoscritto e dice: una volta sono andato a trovare Newton e siccome c'era fresco siamo andati in giardino. Newton mi ha raccontato che lì ha avuto l'idea della mela. Ma chiaramente non può essere che Newton si fosse posto il problema del perché la mela cade diretta e non di taglio. Questo è solamente un espediente per togliersi uno scocciatore dalle scatole. Dopo Newton aveva due problemi, vediamo se riusciamo a includere anche questi, due grossi problemi davanti ai quali si è arreso, non è riuscito a risolvere il problema. Il primo è questo: nella formulazione della legge di gravitazione universale, Newton arrivava fin qua, questa G non la conosceva. Newton sapeva che la forza è proporzionale al prodotto delle masse, inversamente proporzionale al quadrato della distanza, ma di G non aveva la più pallida idea. Perché? Non aveva la tecnologia per misurarla. Viene calcolata, misurata G, quasi un secolo dopo la pubblicazione dei Principia, da questo signore, Lord Henry Cavendish, che costruisce questo strumento apposito, la bilancia di torsione, per misurare la massa della Terra. Qui c'è un breve filmato, vediamo se riusciamo a vederlo. Quanto ci manca? Sono le 9:09. Ce la facciamo. Perché la forza gravitazionale è molto debole e misurarla è difficile. Vediamo se riusciamo ad alzare il volume. Si sente? No. Allora vediamo se riuscire a cosa. Qui vedete, ve lo mostro insomma rapidamente, commento io. Qui ci sono, c'è una, questa asta contiene una pellicola, un filo magnetico molto sottile che può essere torto, può essere girato. Qui ci sono sotto due pesi e due scatole di sabbia, due pacchi di sabbia. Spostando questi pacchi, una luce che colpisce il nastro metallico che appende la barra sotto si sposta leggermente e si può misurare la rotazione di questa barra verticale usando la luce riflessa che colpisce questo aggeggio. E quindi si riesce a misurare qual è la forza con cui gli oggetti, questa scatola di sabbia e la massa di riferimento, vengono attratti. Questo si chiama bilancia di torsione, che è uno strumento molto importante perché dopo Cavendish la userà in Francia anche Coulomb per misurare l'intensità delle forze elettrostatiche. Quindi apre proprio due mondi.
Qual è l'importanza di questo? Beh, conoscendo G, prima di questo era impossibile, posso misurare la massa della Terra. Prima di Cavendish la massa della Terra era ignota. Come faccio a misurarla? Beh, conosco l'accelerazione di gravità sulla Terra, 9,81 metri al secondo quadrato. So il raggio terrestre, grazie a Eratostene. Harry Cavendish mi ha detto quanto vale G. Uso la seconda legge della dinamica, qui l'unica incognita M si semplifica, l'unica incognita è la massa della Terra, che vale G per R quadro, raggio della Terra, diviso G. Circa 6 per 10 da 24 kg. Conoscendo la massa della Terra, per esempio, si apre tutta una possibilità dello studio della struttura interna della Terra, perché se non conosco la massa non so come è fatta dentro. Quindi nasce la geofisica. Prima non era possibile. Andiamo al secondo problema che Newton affronta senza risolverlo, che è quello dell'azione a distanza. Come fanno due oggetti separati da 150 milioni di chilometri ad avere effetto l'uno sull'altro? Questa distanza media Terra-Sole. Newton diceva, questa per me è una cosa inspiegabile, non solo, ma penso che chiunque abbia un minimo di cervello non può crederci, non potrà mai accettarlo. Com'è possibile che il Sole così lontano abbia effetti sulla Terra senza toccarla? Perché all'epoca le uniche forze ragionevoli erano le forze di contatto. Questa è una lettera di Newton a Bentley del 1963. E dice, io so che le cose funzionano in questo modo, ma non so perché. La soluzione viene da un teppista, un ragazzaccio di strada, Michael Faraday, che non era molto istruito, il padre lo abbandonò, la madre, che era una persona di ottimo, acuta, se non altro, che curava il futuro del figlio, gli trova un lavoro in una legatoria di libri. Michael va in questa legatoria, lavora in questa legatoria, è molto bravo, prima di rilegare i libri però, che venivano essenzialmente dall'università, se li studia. Attenzione, sono tutti scritti in latino. Non esistono testi universitari che fossero in inglese a quell'epoca. Quindi si impara il latino, studia fisica in particolare e va ad assistere agli spettacoli, alle dimostrazioni degli studiosi famosi, uno particolarmente è un chimico che si chiama Humphry Davy, il quale si accorge del fatto che Faraday è molto bravo a fare relazioni e a disegnare, gli dà le relazioni sui suoi esperimenti e lui lo assume all'università. Va all'università, comincia a lavorarci e nel tempo che gli rimane libero fa esperimenti personali. È probabilmente uno dei più abili sperimentatori nella storia della fisica, ne fa circa 800 che raccoglie in uno scritto. Non li descrive matematicamente, ma dice, siccome oggetti diversi, separati, cariche elettriche, correnti elettriche, interagiscono, deve esserci qualcosa che comunica questa azione a distanza. E ha l'idea di campo, l'idea del campo di forze. Sui lavori di Faraday, un altro suo contemporaneo, che è James Clerk Maxwell, invece aveva una formazione matematica di primo ordine, elabora una teoria unitaria che mostra come l'interazione elettrica e magnetica sono aspetti dello stesso fenomeno e la riassume in quattro equazioni. Tutta la tecnologia elettrotecnica è frutto di queste quattro equazioni. Non esiste un circuito elettrico che non le usi. Attenzione, perché questo lavoro di Maxwell lo riutilizzeremo nella prossima lezione, perché la struttura matematica di queste equazioni produce un'altra rivoluzione in fisica, ma non voglio anticipare troppo. Che cos'è il campo? Beh, dal punto di vista matematico è qualcosa di molto semplice. La forza gravitazionale è proporzionale alla massa, inversamente proporzionale alla distanza. Se faccio il rapporto tra forza e massa, qui la massa m piccolo sparisce. C'è solo una funzione che dipende dalla posizione P dove metto la massa m piccolo. Di conseguenza, se conosco il campo in P, la forza in P è uguale alla massa in P per il campo in P. Non ho più azione a distanza. Questo oggetto qui subisce una forza a causa del fatto che qui c'è un campo. Quindi il campo, in questo caso gravitazionale, se volete, è una proprietà che lo spazio acquisisce in virtù del fatto che c'è una massa nelle sue vicinanze.
o se volete potete interpretarlo come massa per forza potenza di massa. Qui questi disegni sono delle linee di forza del campo che sono strumenti atti a graficarlo, a illustrarlo. Questa è un'altra illustrazione di questo fatto. E poi vi propongo questa, anche qui considerazione personale. Questo lo riconoscete? Non so se avete già fatto il magnetismo. Che cos'è? Questo è un dipolo magnetico, c'è una calamita, c'è un pezzo di carta, per capirci, un foglio. Sotto il foglio c'è la calamita e sul foglio c'è della limatura di ferro. Quindi la limatura di ferro, che ha tipicamente struttura allungata, si dispone lungo le linee di campo. Che mi dite di questo? Questo appare in un manoscritto di Leonardo Garzoni, che era un gesuita, pubblicato nel 1580, 200 anni prima di Faraday, e parla proprio di come l'azione magnetica si trasmette nello spazio. Chiaramente è abbozzato, ma l'idea di campo secondo me c'è anche qua. Perché non è noto? Perché il suo scritto è aggirato solo in veste di manoscritto, non è stato pubblicato molto, molto più tardi, ahimè. Ultimo punto che vediamo oggi è uno dei temi più discussi dopo Newton, è questo. Beh, è vero che con la legge di gravitazione universale riesco a capire che l'orbita della Terra è un'ellisse, però non c'è mica solo il Sole, ci sono Giove, ci sono Saturno, ci sono gli altri pianeti. L'effetto degli altri pianeti sulla Terra è importante o no? Che il sistema è stabile o tra qualche tempo succederà una catastrofe? Non è mica ovvio. Un problema legato a questo è stato sfruttato dal re di Norvegia, Oscar III di Norvegia, che era un appassionato di astronomia e di fisica, che per la data del suo compleanno, 1889, ha indetto un premio. Cioè io do un ciocco di soldi a chi risolve il problema detto dei tre corpi. Perché fino adesso Newton ha risolto quello dei due, Sole e Terra. Se ho tre corpi di massa comparabile, però, riesco a trovare una soluzione matematica, cioè una formula che mi dica come si muovono? Problema aperto e con un ricco premio di denaro. Il premio lo vince questo personaggio, Henri Poincaré, uno dei più grandi fisici matematici a cavallo tra dal Novecento, alla fine del Novecento, insomma. E il quale dimostra che il problema non ha soluzione. La risposta è no. Non esiste una formula matematica che esprima il moto di tre corpi di massa comparabile soggetti alla forza gravitazionale reciproca l'uno con l'altro. Non importa quanto ti ingegni, la soluzione non la trovi. Non che la legge non ci sia, non esista, ma non è esprimibile con le formule matematiche che conosciamo, cioè con le operazioni algebriche o trascendenti. Non si può. In realtà il primo manoscritto aveva un errore che poi fu corretto, è stato recuperato e poi corretto, però l'obiettivo è lo stesso. Quello scritto è quello con cui ha vinto il premio, l'atto di nascita della teoria dinamica dei sistemi complessi, cioè del caos. Che cos'è il caos? In fisica si parla di caos quando un sistema ha un'evoluzione che dipende fortemente dalle condizioni iniziali. Cioè se le cambio di poco succede tutto altro. Qui per esempio c'è un filmatino, questo sì merita vederlo perché è breve. Qui c'è una soluzione di tre corpi che è stabile. Ok? È strana, è periodica, è costante. Però se io fermo, metto in pausa, esposto di pochissimo la posizione di uno dei tre oggetti, per esempio per la collisione con un asteroide, quello che volete voi, l'evoluzione dopo è tutto altro, il sistema ha un'evoluzione imprevedibile. E questo solo con tre. Quindi riesco a trovare le soluzioni solamente dal punto di vista numerico, cioè facendo integrazioni col calcolatore. Senza il calcolatore
la dinamica dei sistemi complessi non esisterebbe. Ci sono tecniche e criteri che garantiscono la correttezza delle soluzioni. Poi c'è quella con più corpi, vediamo se riusciamo a farla. Qui ci sono quattro, e qui hanno una configurazione piuttosto particolare. Però se cambio, se sposto anche di pochissimo uno, succede il disastro. Succede di tutto. Quindi, per esempio, se ho un sistema con più di due oggetti, dal punto di vista matematico la soluzione non è esprimibile analiticamente. Quindi devo per forza adottare soluzioni numeriche. Qui per oggi mi concludo, mi fermo, riassumo alcune cose principali che mi preme sottolineare. Qui sono segnate. La cosa più importante di tutte, il messaggio che vorrei che vi arrivasse, è questo, soprattutto riferito alla prima parte. Tante volte gli studenti mi dicono, oggi cosa facciamo? Andiamo avanti. Io rispondevo fino a non molto tempo fa, certo, non si può che andare avanti. In realtà non è così. Si può andare indietro. La conoscenza, la cultura, i risultati sono beni molto, molto fragili. Posso andare indietro. Posso perderli, posso perdere la conoscenza. È un bene delicato, va custodito con cura. A e B, il rapporto insegnante-allievo è fondamentale. Come per esempio nella fuga dei cervelli che c'è stata all'epoca della conquista di Costantinopoli, ma anche nella Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'emanazione delle leggi razziali, dalla Germania sono emigrati decine e decine di scienziati, di cui 11 premi Nobel per la fisica. Gli Stati Uniti non avrebbero l'università che hanno adesso se non fosse stato grazie a quell'emigrazione. Posso avere tutti i libri che voglio, ma se nessuno me li spiega, anche se li leggo, non è detto che li capisca o che ne apprezzi la portata. Questa è l'importanza della lezione. Si può fare una lezione bene, male, tutto quello che vuoi, ma l'importanza del rapporto alunno-insegnante è cruciale. E ripeto, la conoscenza è un bene prezioso. Attenzione a buttare via le cose che sembrano inutili. Il copista trova un libro di geometria complicatissimo e dice, cosa me ne faccio di questo? Lo butto via, copio un altro. Quello è un oceano di conoscenza che sparisce proprio per questo motivo. Perché? Perché si pensa all'utile immediato, niente di più sbagliato. Grazie dell'attenzione. Ci sono domande?